Ciao ragazze, io oggi vi mostro un altro kit, un acquisto, una pazzia che ho fatto un paio di settimane fa e sono stracontenta. Allora, io avevo già fatto un video su questo marchio, era un bundle kit sull'autunno e ho preso la versione natalizia. In realtà questa è una versione un po' più completa perché il kit adesso lo vedrete. È pieno zeppo di materiale e bello, mi piace. Allora, Christmas kit, voi immaginerete i colori classici del Natale, quindi il rosso, il verde, l'oro o comunque insomma l'argento. No, questo è rosa e verde acqua, è bellissimo. Allora, il marchio è questo qui. Eccolo qui. The 14-7 Planners e niente, io ormai sono innamorata di questo brand e andrò fallita, lo so. Allora, questo kit è costato tantissimo perché vi spiego adesso anche il perché. Il pacco ha fatto un giro un po' strano perché è arrivato a Milano, poi è andato in Lituania, dove però è stato sdoganato, quindi è tornato a Milano. Io non so per quale miracolo non ho pagato dogana, perché sul pacco comunque è dichiarato il valore reale di quello che ho speso. Niente, ve lo faccio vedere perché è troppo bello. Allora, intanto non so perché qui loro hanno attaccato questo foglio di carta. Allora, questo è anche un po' spiegazzato, non so se era per un motivo estetico. Niente, io questo dopo con calma lo dovrò staccare. Proviamo con la tecnica del phon. Allora, faccio così, tiro fuori tutto e vi mostro un pezzetto alla volta, cominciando dai fogli di carta, che sono una marea. Allora, i fogli di carta, qui non si sente il botto, i fogli di carta sono fogli di carta A4, stampati fronte retro, non sono pesantissimi, che sarà? 100 grammi? Secondo me 100 grammi, non è cartoncino, però insomma per fare delle copertine, degli inserti, ritagliarne delle card va benissimo. Allora c'è questa con verde acqua, con la classica macchinina con l'albero di Natale sopra e dietro a questa fantasia plaid rosa. Io mai avrei pensato mi potesse piacere il Natale in rosa e verde acqua e invece mi sono dovuta ricredere. Questo è Vellum ed è carinissimo con questa scritta Spread Christmas Cheer e c'è il fiocchetto rosa, carinissimo. Sì, questo è Vellum. Questa è la carta con i fiocchetti e sul retro sempre il plaid c'è. Sono due. Questa, quindi quella era una carta in più. Ok, ce ne sono ancora due di queste e sul retro hanno sempre il plaid. C'è ancora questa, questa. Quanti sono? Allora, questa sul retro c'ha sempre il plaid. Allora, dietro c'hanno tutte quante la fantasia plaid, però alcune rosa con quadrotti in diagonale un po' più grandi e altri quadrati col verde acqua. Le carte quindi sono 2, 4, 6, 8 carte, un vellum e questa è la nona che quindi insomma gli perdoniamo anche il fatto di essere un po' stropicciata, era quella che stava attaccata sul coperchio della scatola. Quindi queste sono le carte. Bellissimo. Poi ci sono due rotoli di washi tape di questa marca qui, carinissimo. Io di questa avevo già preso, dove l'avevo trovato? Con una Pen Gem mi era arrivato questo. Allora, facciamo una cosa perché ve lo voglio mostrare perché è troppo bello. Allora. Ce l'ha un capo? Non lo trovo. Mannaggia, non trovo l'inizio.
Niente, vabbè, perdo, ci addormentiamo qua, cioè va addormentate qua davanti. Comunque lo vedete, c'è questa, c'è tutta la fantasia, le casette, la macchina con l'albero di Natale. Perché non trovo l'inizio, caspita? Eppure, no, perché... Eccolo, si vede bene, rosa su rosa, carinissimo. Questo è uno e l'altro c'è i fiocchetti, dorati e sempre la fantasia plaid. Io lo so che queste cose andrebbero fatte prima, però possibilmente... Ok, adesso siamo atti 3 giorni. Vabbè, no, non ve lo apro, comunque eccolo qui. Plaid verde acqua. Qua con la scrittina e il nastrino dorato, carinissimo. Poi c'è questa bustina che contiene un bel po' di robine. Allora, prima di tutto, vabbè, cominciamo da lui. Il charm per Traveler's Notebook. Questo è un fiocchetto in materiale in metallo brunito. È carinissimo. Il fiocchetto che riprende un po' tutto il tema lezioso di questo Natale. Poi c'è un pad, un post-it, un po' tipo Cocoa Daisy, con questa fantasia qui. Poi ci sono dei die cuts, che sono sempre carinissimi, ma sono pochi, perché anche quelli a tema autunnali erano pochissimi. Io l'ho scannerizzati e niente, ce l'ho di riserva. E c'è il fiocco, la macchinina con l'albero, che è un atelier, qui c'è una vetrina, un negozio tutto addobbato, negozio di giocattoli e l'albero. Carinissimo. Io quando ho visto questo kit non ci ho capito più niente, che poi ordinare da quel sito non è che sia proprio una passeggiata di salute, perché bisogna trovare, cioè, il giorno e l'ora, perché altrimenti c'è sempre... Che sono? Questi sono dei segnapagina carini, perché altrimenti c'è sempre... Cioè, non è che voi andate sul sito, trovate, cliccate, no, è una di quelle cose allucinanti tipo Foxy Fix, dove vi dovete collegare giorno, ora e fare l'acquisto, insomma, abbastanza... Diciamo abbastanza velocemente, anche se questo il giorno dopo ancora era disponibile, ma ripeto, questo è costato una novantina di dollari, più 18 di spedizione, è costato tanto, ho fatto veramente una pazzia. Allora, questi sono dei segnapagina, sono plastificati e sono carinissimi. C'è, ecco, i due soggetti predominanti, plaid verde, plaid rosa, macchinina e fiocchetto. Carinissimo. Posto dopo, poi ci sono dei fogli di stickers che sono uno, poi c'è questo, è uno solo, sì. Allora, questi sono fiocchetti 2, 4, 2, 4, 6, dovrebbero essere i fiocchetti per il mese, per fare tipo il countdown di Natale, da mettere... Sì, avevo intraletto qualcosa del genere. Si mette un fiocchetto, ogni volta che passa un giorno si copre il numero col fiocchetto e quando insomma abbiamo finito è Natale. Questi sono delle scrittine che si possono mettere sui tab. Queste sono due dashboard. Vi sto svelando piano piano che c'è anche un pezzo forte, perché se ci sono delle dashboard, che cosa ci sta anche? Ci stanno gli inserti. Allora, quattro inserti carinissimi, guardate come sono incartati col nastrino di organza e sono con questa fantasia fiocco, la solita macchinina, il negozio e l'albero. Andiamo a vedere insieme come sono fatti dentro, perché io ho visto 350 video ma non ho memorizzato. Allora, questo è fatto, è tutto così, ok? Questo è fatto così. Poi, shopping e gift. Oh, questo mi piace. Allora, e questo è un po' tutto per il trekking,
per insomma regali, quanto spendiamo, quanto abbiamo in mente di spendere, quanto poi effettivamente spendiamo, saldi, eccetera. E quindi questo è fatto così fino a un certo punto, e poi c'è proprio il tracker per gli ordini online. Carino. Ma solo 2 pagine. Che ci faccio? Gift giving. Starking Stuffers. Eccolo qua. Carino, carino, non vedo l'ora. Poi c'è questo con l'albero di Natale. E qui ci sono delle liste. Liste, liste. Questo è tutto uguale, ok. Checking. Ok, questo è tutto un inserto dedicato alle liste. E poi c'è questo qui, Holiday Planning. Ah, questo è proprio l'inserto, questo è il mensile. Qui vi dicevo, si attaccano tutti i fiocchetti. Tu. Quando abbiamo finito, siamo arrivati a Natale. Dicembre. Ah, ok, quindi c'è novembre e dicembre, sono 2 mesi. Carinissimo, questo, eccolo qua, il countdown serve per questa pagina qua, non per il mensile, ecco, l'avevo visto. Quindi sì, cominciamo a mettere il 1° dicembre, mettiamo uno di questi adesivi, dov'è che stavano? Venite qui, uno di questi fiocchetti qua, tu, facciamo il conto alla rovescia, quando siamo arrivati qui è Natale. Qui ancora liste. Carino. Allora, questo è una carta quasi più pesante dei fogli di carta decorato. Quindi qui chi ha problema chi usa pennarelli, qui non passa il colore dall'altra parte. Tradition, il menu, la lista della spesa, le vacanze, magari ad avercele, shopping list. Ok, e questo è tutto dedicato proprio all'organizzazione. No! Oddio, cosa è successo? All'organizzazione del Natale. Poi c'è la Pen Jam, carinissima anche questa. Allora, ecco, esci fuori. Allora, è un rosa tenue e dentro i cristalli sono bianchi e rosa. La gemma è rosa, è carinissima. E adesso il pezzo forte. Il pezzo forte è questo qua. Tiriamolo fuori. Allora, perché ho poco spazio? È un Traveler's Notebook, ormai l'avete capito, ci sono gli inserti, c'è la penna, c'è tutto quanto, è bellissimo. Io adesso vi do subito le dimensioni. Allora, dimensioni esterne 17,5 per la copertina circa 12. Allora, gli inserti misurano 17 per 9,5, quindi è un formato personal. Ok, allora lo annuso un attimo. Dunque, è plastica perché non è pelle, ovviamente, però è plastica fatta bene, non è puzzolentissima come io mi ricordo una delle prime agende di 80Swap che arrivò, fu una cosa allucinante. Tirata fuori dalla scatola, l'ho dovuta mettere fuori proprio sul balcone perché non si poteva stare dentro casa. È carinissimo. Allora, ci sono queste taschine profonde fino giù. C'è una zip, comunque sempre comoda, questa taschina, ci sono i 4 elastici, c'è quest'altra tasca qui e quest'altra tasca qui che arriva fino giù. Questo è il loro logo, Scootering Corner.
Il fenicottero si chiama Fiona ed è la mascotte, proprio il logo di questo marchio. Io sono strafelice, mi metto subito all'opera e non vedo l'ora di organizzarlo e di settarlo. E spero di avervi dato un'idea in più su dove andare a spendere i vostri soldi. Io sto già tenendo d'occhio il kit di Halloween perché domani alle 18 ci sarà la release. Costerà un po' di meno, saranno ovviamente meno pezzi, però sempre molto carini. Io vi saluto, grazie di aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo.